Salve a tutti, sono DroneGamer e benvenuti finalmente al video di ringraziamento dei donatori di gennaio. E so cosa pensate tutti, Lon, dai, è il 14 febbraio, ti rendi conto che hai 2 settimane di ritardo? Sì, lo so che è il 14 febbraio, è San Valentino, e sono solo come un cane anche quest'anno. Grazie di avermelo ricordato, iscritto. Ma vabbè, andiamo avanti che è meglio. Che poi siamo onesti, ormai lo sapete che sti video li faccio sempre in ritardo, ma non per cattiveria o altro, che purtroppo a malapena riesco a trovare il tempo in questo periodo per riuscire a registrare i 2 canonici video ogni giorno. Sì, perché sto ancora cercando di riprendermi dalla fastidiosa tracheite che lo scorso mese, lo sapete molto bene, mi ha costretto ad una pausa forzata. Non è che sono guarito del tutto, anzi, ma proprio per niente. Devo far pausa ancora ogni tot secondi dopo che ho parlato per tossir polmoni come non ci fosse un domani. Quindi praticamente devo passare circa 3 ore al giorno a spalare polmoni fuori dall'appartamento, perché li ho letteralmente dovunque per casa, madò. Speravo che la tracheite una volta passata fosse a posto, no. Perché il DroneGamer, quando c'ha una sfiga, non ha la sfiga a breve termine. Io c'ho la sfiga cronica a lungo termine. Probabilmente mi perseguiterà anche nelle mie future reincarnazioni. No, non sto scherzando, ma vabbè, dettagli. Ammetto, gennaio è stato un mese davvero difficile, perché prima di tutto non ero abituato a fare una pausa forzata. Che molti avranno pensato, sì, ma Lon, ti sei riposato? Beh, non proprio. Se avete visto lo scorso video sapete molto bene che con la tracheite di notte praticamente non riuscivo a dormire perché tossivo in continuazione. Quindi dormivo una media di 3-4 ore a notte e di giorno, quindi, dato che non potevo registrare video, ho avuto un pochettino di tempo per risolvere alcune rogne. Avevo mobili da montare da 3 anni e via dicendo. Ma sono effettivamente riuscito a trovare il tempo per giocare a Far Cry 5. Yay! Il primo e unico gioco che giocherò per conto mio in tutto l'anno, ma vabbè, dettagli. Però dai, nel momento esatto in cui ho cominciato a stare un pochettino meglio, ho cercato di riprendere i vecchi ritmi, anche perché avevo una marea di recensioni da fare, che peccato ancora che la gente non le guardi più di tanto. So che alcune recensioni sono un po' più di nicchia, come ad esempio i prodotti per il raffreddamento a liquido, ma avete visto che di tanto in tanto riesco a convincere le varie ditte a farvi vincere qualcosa. E voglio dire, solo il mese scorso credo di aver messo in palio tanti prodotti interessanti, come ad esempio un mini computer, telefonini, kit di raffreddamento a liquido, forse qualche speaker Bluetooth mi pare anche, via dicendo. Ma ragazzi, non sono cose da poco in fin dei conti. Peccato, come ho detto, purtroppo che la gente non me li segua più di tanto. Vabbè, spero che le ditte continueranno a mandarci roba, perché ammetto, mi diverto. Come ho detto, so che non è una tipologia di video che può interessare più di tanto, ma io personalmente mi diverto. Mi piace avere tra le mani la tecnologia, perché poi magari devo anche rimandarla indietro, perché uno pensa, ma Lon, sei un pampino fortunato perché ti mandano i prodotti gratis. No, non è che me li mandano gratis. Le recensioni sono gratuite perché io non mi faccio pagare, ma tecnicamente il prodotto è in sé il mio pagamento, perché io scambio il prodotto con della pubblicità. La recensione, in fin dei conti, è una forma di pubblicità gratuita, perché, ribadisco, mi piace la tecnologia, via dicendo. Poi purtroppo invece ci sono anche ditte che vogliono indietro il prodotto. Cioè, è come se io andassi al ristorante e ordinassi del risotto e mi dicessero, guardi, ho del risotto che ha iniziato a mangiare quel cliente laggiù, ora che ha finito lo porto a lei, ma non me lo finisca, perché poi lo dobbiamo passare a un altro cliente che mi arriva fra mezz'ora. Questa è la logica del marketing in Italia, ma non solo in Italia, eh. È il bello che le aziende più tirchie sono quelle non multimilionarie, ma addirittura multimiliardarie, ditte che hanno sedi in tutto il mondo, che hanno il braccino corto nel vero senso della parola, e quindi rivolgono indietro il prodotto dopo la recensione, così gli fai anche la pubblicità gratuita, eh. E ammetto, mi triggero quando nei commenti la gente pensa, wow, Lon, sono contento perché ti pagano per le sponsorizzazioni. No, ribadisco, sono tutte recensioni gratuite proprio perché mi piace. Ho avuto fortuna, come avete visto, in questo periodo, perché alcuni prodotti li posso riutilizzare per il futuro PC del DroneGamer, che prima che io riesca a costruirlo passerà qualche mese, ma vabbè, dettagli. Però sì, dai, almeno da quel punto di vista sono riuscito a risparmiare qualche eurozzo, soprattutto visto che il mese scorso non ho potuto lavorare per 2 settimane. E uno penserebbe, beh ragazzi, ho un canale da 2800 video, 460.000 iscritti, anche se per qualche giorno non esce video, sicuramente il canale riuscirà a tenersi su da solo? No. Ma per niente, purtroppo. È una cosa abbastanza triste che la gente non vada a riguardare i vecchi video, ed effettivamente è come se io fisicamente avessi spento il canale per 2 settimane e avessi ricominciato quando sono tornato. E vabbè, non importa. Ammetto, io speravo che prima o poi sarei riuscito a tornare a fare un video al giorno, perché inizialmente, fino all'autunno del 2016, mi pare,
il canale faceva un video al giorno, come è normale che sia. La 99,9% degli youtuber non fa più di un video al giorno. E normalmente quelli che ne fanno più di uno sono video da 10, 12, 13 minuti, di quelli che registri in fretta e furia. E me domandano: Malone, perché non fai più Satisfactory, Oxygen Not Included? È bello che ho risposto a questa domanda credo ormai 3000 volte, ma ancora me la fanno. Perché, vedete ragazzi, quelle erano serie che non sono neanche andate così bene, ma vabbè, dettagli. Inizialmente mi divertivo, per quanto dopo un po' diventassero snervanti, soprattutto per l'elevata difficoltà che richiedeva un episodio, ma il problema maggiore era la tempistica, perché un episodio richiedeva dalle 12 alle 14 ore, ragazzi. Voi pensate che uno youtuber mediamente, quando impiega già un'ora, e sottolineo un'ora, per registrare un video, ci ha messo tanto. Io ci metto sempre tanto, perché purtroppo tendo a fare giochi che richiedono tanto tempo. Per questo vedete un po' meno survival, perché sapete molto bene che un anno e mezzo fa mi sono preso il fuoco di Sant'Antonio e il medico mi ha fatto capire una cosa molto semplice: se non ti dai una calmata, questo è l'inizio della fine. Ed è vero, io ho attraversato un brutto periodo e da allora non mi sono ancora ripreso. Ragazzi, non si scherza con lo stress, ve lo dice uno che ogni mattina si alza e si rende conto che la propria salute è un attimino peggiore di giorno in giorno, a parte, vabbè, le sfighe del telone. Madò, ragazzi, io non è possibile. No, vi giuro, quando qualcuno mi domanda: ehi, come stai? Guarda, non mi annoio mai, c'ho sempre la sfiga in agguato che riesce a sorprendermi ogni santo giorno. Normalmente parliamo di problemi tecnici, come il gioco che crasha, il salvataggio che si corrompe, il video che non si è registrato, il programma di editing che mi fa boiata e quindi devi stare a correggere rogne su rogne, YouTube che non monetizza. Oh, a gennaio, perché sapete molto bene che è iniziato il COP e via dicendo, hanno dato una sistemata al bot, e quando danno una sistemata al bot, io piango, piango parecchio, piange anche il mio conto in banca. Infatti il mese scorso circa metà dei video di gennaio erano praticamente demonetizzati, e voglio dire, già a gennaio ho fatto 2 settimane che ero ammalato e quindi non ho fatto video. Se mi vai anche a demonetizzare l'altra metà dei video che ho registrato, e faccio volontariato in pratica. Poi ci si mettono anche le sfighe di vita vera, perché io vivo in questo appartamento da quasi 4 anni e c'ho ancora problemi che sono in attesa che il padrone di casa mi risolva, perché ogni volta che lo chiamo: ah sì sì, il mese prossimo combiniamo, facciamo, sistemiamo. Sì, ma intanto sono passati 4 anni, cioè voglio dire, è un anno e mezzo che ogni volta che piove l'acqua mi entra dentro dalle finestre perché mi deve cambiare le guarnizioni o altro, non lo so nemmeno io. Adesso ho un problema nuovo: è venuto il tipo per il controllo della caldaia e mi informa che c'è un piccolissimo, leggerissimo problema, ovvero c'è il vano di espansione forato, e quindi le perdite d'acqua che ho segnalato, e con perdite d'acqua intendo che io tutti i giorni devo ridare pressione alla caldaia perché c'ho i fiumi di parole, anzi c'ho proprio i fiumi di acqua che mi drenano dalla caldaia, sembrerebbe essere un problema abbastanza grave che richiede l'intervento, e praticamente mi ha mandato il preventivo. Mi sono messo a piangere, mi sono letteralmente messo a piangere. Non perché la spesa la debba sostenere io, perché la spesa la deve sostenere il padrone di casa, ma ora che il padrone di casa si decide a sistemare questo problema, probabilmente sarà il 2048 e me ne sarò andato da un ventennio, spero, me lo auguro. Cioè vi dico, io sono 3 anni e mezzo che ho l'invasione delle formiche e vivo al quarto piano. Da dove boia entrano le formiche? Da dove? Che è tutto chiuso, santo cielo. Ho fenomeni strani tipo: se tiri l'acqua del cesso, esce dalla vasca da bagno. Non sto scherzando. E non è bello quello che esce dalla vasca da bagno. Sono 4 anni che ho sto problema. Sì, sì, combiniamo, facciamo, sistemiamo. Ma perché? Ma perché tutti a me? Perché la gente ce l'ha col telone? Cosa ho fatto di male? Perché la vita ce l'ha col telone? Vabbè, fatto sta che comunque dai, adesso sto cercando di far ripigliare un po' il canale, anche perché non sta uscendo niente. Non c'è mezzo gioco decente a pagarlo. Già il 2019 è stato un pessimo anno, secondo me, in termini di videogiochi. Non è uscito nulla, la scena indie è praticamente morta. Ma a gennaio, ammetto, mi sono stupito giocando a Plague Tale, quello dei ragazzi, pestilenza, topi e via dicendo. Sì, come serie non è andata benissimo, ragazzi, però un po' me l'aspettavo, perché comunque è un gioco uscito l'anno scorso, che purtroppo, secondo me, quei due sul server hanno un attimino giudicato troppo male e la gente si è lasciata un po' influenzare. Ammetto, io stesso, quando avevo visto la loro recensione, c'ero capitato per caso, mi ero fatto convincere e ho detto: no, vabbè, questo video non lo portiamo sul canale, non mi pare il caso. Ma ammetto, avendoci giocato, è un gioco che mi ha coinvolto davvero un sacco. Non vedevo l'ora di scoprire le nuove disavventure di quei due fratelli. Le ambientazioni erano fatte molto bene, le animazioni, i personaggi, le dinamiche mi sono piaciute. Un gioco abbastanza originale sotto certi aspetti. Non era perfetto, aveva le sue rogne, ma ammetto, spesso le recensioni purtroppo rischiano di fuorviare un'esperienza, quindi prendetele sempre con le pinze, a mio avviso, e più delle volte magari giudicate voi stessi un prodotto senza farvi influenzare. Il problema, secondo me, è che al giorno d'oggi la gente non va neanche a provare
provare, non dico a giocare un gioco, neanche a guardare un gioco che è gratis. No, 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 la gente di solito li esclude a priori. Oppure giudica un gameplay direttamente dai primi minuti di gioco. E molti giochi effettivamente ci mettono un attimino a carburare e dopo un po' che sono partiti, ma partono alla grande, ragazzi. E poi ovviamente abbiamo giocato a Journey to the Savage Planet. Io quel gioco l'ho adorato. Era un piacere poter rigiocare ogni giorno a Journey to the Savage Planet. Geniale, irriverente, con la signora Barbara che mi prendeva in giro in continuazione, il mio capo che era fuori di testa, gli animali da prendere a calci. Ragazzi, mi sono divertito da morire. Peccato che sia finito quel gioco. Se uscissero DLC, ma io pago io lo sviluppatore, gli do io lo stipendio per farmi nuovi DLC. Bellissimo quel gioco e sono contento che sia piaciuto anche a voi. E abbiamo visto anche il felice ritorno della serie di Jurassic World Evolution con i DLC di Jurassic Park, che secondo me era fatto molto bene. Potevano aggiungere un po' più di contenuti e un po' più di cose da fare, ma in sé è stato un piacere risentire la voce dei personaggi del film originale. Beh, a parte John Hammond, perché l'attore è morto nel 2014, voglio dire, aveva anche una certa età. Mentre invece il DLC, quello di Claire, non è andato benissimo, ma ammetto anche lì, potevano fare di meglio, ma comunque mi sono divertito, sapete, quando si tratta di dinosauri il telone o in braccio al fucile li fa fuori tutti, oppure li mette dentro una recinzione e lascia che i bambini si divertano. Fin tanto che i dinosauri non escono e se li sbranano, ma vabbè ragazzi, sono cose che capitano avanti ed è una scusa in più per prendere il fucile e farli fuori tutti. E per tutti quelli che vorrebbero il ritorno di alcune serie del passato, allora ci sono varie motivazioni a seconda del titolo per cui la cosa sarà abbastanza improbabile. Cioè, giochi tipo Scrap Mechanic hanno fatto il loro tempo, ma soprattutto non ci sono più creazioni della community. È un gioco che praticamente ormai è morto, erano ormai 3-4 anni che dovevano fare la parte survival, aggiungere 70.000 cose, ma gli sviluppatori si sono persi dietro e non ci sono più utenti che fanno creazioni interessanti, non ci sono praticamente più mod. E comunque è un gioco che al giorno d'oggi la gente non seguirebbe, perché ribadisco, ha fatto il suo tempo. Anche Ark, ragazzi, su Ark ho passato 1600 ore, ho fatto di tutto. Per riportare ancora altri episodi, prima o poi potrebbe accadere, sì, non dico di no. Non parlo di serie gigantesche, ma magari in futuro mi viene il pallino, ma dai, torno su Ark, qualche episodio ci potrebbe stare. Per quanto sarebbe comunque con dinamiche abbastanza già viste, trite e ritrite, perché è quello il gioco, non è che posso giocare a scacchi con i dinosauri su Ark, voglio dire. Molte mod non sono più sviluppate, tipo quella dei Pokémon e tante altre che ormai sono morte e che se le installassi adesso sarebbero totalmente incompatibili. Io ho visto alcuni canali americani che ai tempi d'oro di Ark facevano 600, 700, 800.000 visual. E adesso giustamente il gioco è passato più in sordina perché ormai la gente l'ha già visto e l'ha visto anche troppo, e gli stessi canali che adesso sono molti più iscritti a malapena arrivano a 80-90.000 visual con i suddetti video di Ark. Purtroppo io, ragazzi, devo tenere in considerazione le visual perché sto canale a malapena arriva a fine mese. E adesso che è uscito anche il Coppa, che comunque un po' di pubblicità, io non sono finito sugli Under 13 perché chiaramente non ho contenuti Under 13, ma comunque l'impatto c'è stato effettivamente. Poi con lo Stato italiano che ti tassa anche la voglia di vivere, via dicendo. Io, ragazzi, purtroppo i miracoli non li posso fare, cerco di portare serie sempre nuove, originali, divertenti, però ovviamente il pubblico preferisce alla fine andare a guardare quei 2-3 giochi che conosce piuttosto che seguire la scena indie, che secondo me merita comunque. Ammetto, ultimamente, proprio grazie alle donazioni, sono riuscito a colmare alcuni buchi finanziari del canale. Per il resto, quali saranno le future serie del canale? Posso essere onesto con voi? Non ne ho la più pallida idea e so che ognuno di voi è pronto a scrivere la risposta: ma perché non porti quel gioco lì, quel gioco là, quel gioco là ancora? Perché nella maggior parte dei casi è un gioco AAA troppo lungo e a malapena riesco a farvi rimanere incollati allo schermo per una decina di episodi. Immaginatevi, in tanti mi chiedono: ma perché non porti Red Dead Redemption e altri giochi sopra la trentina? Perché un gioco da una trentina di ore richiede circa 60 episodi, quindi se a malapena riesco a farvi interessare ad una serie di 10 episodi, 60 ciaone, voglio dire, con tutto il tempo che poi ci vuole a montarli, a realizzarli, via dicendo, mi ritroverei a dover cancellare una serie, ed è per questo che non faccio partire quelle tipologie di giochi che sicuramente sarebbero interessanti, ma potenzialmente poi sarei costretto a terminarli, perché se no, ribadisco, il canale a fine mese non ci arriva. Altri giochi purtroppo non ho i permessi, non posso portare il primo The Last of Us per il semplice fatto che la Naughty Dog non permette gameplay monetizzati, e voi direte: ma fallo gratis. Ragazzi, praticamente già lavoro gratis con il bot di YouTube e tutte le rogne, via dicendo. Quindi, eppure io le bollette le devo pagare.
Quindi magari datemi qualche giorno, vedo effettivamente cosa c'è anche di vecchi giochi che non ho mai fatto io direttamente sul canale, che ribadisco, anche se li avete già visti, comunque suscitano un discreto interesse, o quantomeno quelli che li seguono ne sono piacevolmente colpiti, come ad esempio Splinter Cell Blacklist, lo so benissimo che a malapena si farà 30.000 visual, però chi lo segue, e io stesso che lo gioco, lo stanno gradendo, io mi sto divertendo un sacco. Cioè, poi va bene i commenti, c'è sempre, Malon uccidi tutta la gente, Malon non uccidere nessuno, ma poveri cani sei una persona orribile. Io vi giuro, ogni tanto dopo che ho finito di leggere i commenti, sono costretto ad assumere dosi massicce di Valium per darmi una calmata, perché sennò prendo veramente una mitragliatrice a canne rotanti e vado a far stragi in piazza. Buono dai, non vi annoio ulteriormente e quindi vediamo di ringraziare i donatori di gennaio 2020. Quelli di febbraio li ringrazierò il mese prossimo, non so quando, probabilmente perché ho sempre le tempistiche un pochettino molto loniane. Ma prometto che per questo 2020 cercherò di fare video di ringraziamento il prima possibile. Allora, i top donor dell'anno 2020, e devo mettere più persone perché hanno donato tutti e tre la stessa cifra, sono CRM, QA e Kine Last. Mentre invece i 5 top donor di gennaio 2020, giustamente, sono CRM, QA e Kine Last per 2, Mirk P e Lorenzo Rossi. Mentre invece tutti gli altri donatori sono Lucy, Edoardo Ibba, Kirazu Seishi, sempre Nexter, Arthur Monteleone, Ruby, Feccia di Cossato, Greyfent, Andrea Lodi, Eminava, Signor Cotoletta, approvato dall'assistente peraltro, se era anche Signor Lasagna andava benissimo, Marco 04, Bibo, Samuele e Beamer Pepper 16, yay, ok, ce l'ho fatta. Buono ragazzi, ringrazio tutti ovviamente, sia i donatori, sia quelli che mi sopportano e supportano ogni giorno. Ragazzuoli, io cercherò di resistere il più possibile, vedrò adesso come organizzarmi per le settimane a venire, e noi ci vedremo in qualche altro video. Ciao ciao!